Edoardo Silos Labini, perché oggi è ancora importante e giusto fare uno spettacolo su Gabriele D'Annunzio? Perché D'Annunzio è un uomo che ha fatto della propria vita un'opera d'arte ed è, possiamo dirlo tranquillamente, l'inventore dell'industria culturale in Italia e oggi più che mai ce n'è bisogno. È politicamente corretto o scorretto? È politicamente. Bisogna capire che cosa si intende per politicamente corretto, perché in Italia purtroppo c'è un qualunquismo e una pregiudiziale nei confronti di alcuni personaggi storici di un'epoca che. Proprio è da novecentista, non ne possiamo più di questo qualunquismo. Chi ha dei pregiudizi nei confronti di D'Annunzio dimostra che non ne ha letto nemmeno una pagina. Quindi Esatto. prima di giudicare, leggere. Tra l'altro io sono una, si può dire, fan di uno scrittore, di un poeta, perché io amo tantissimo le poesie di D'Annunzio. E ci saranno in questo spettacolo? Assolutamente sì, c'è una versione inedita della Pioggia nel Pineto. Poi c'è il piacere, il fuoco, il notturno, ci sono le grandi opere letterarie del Vate, assolutamente. Edoardo Silos Labini è famoso per aver inventato un nuovo genere di teatro, il disco teatro. Quindi anche in questo spettacolo ci sarà un DJ che sarà un po' l'alter ego di D'Annunzio. Esatto, io ho inventato il disco teatro che è un linguaggio nuovo che consiste nel dipingere le biografie di personaggi della storia della letteratura italiana durante le celebrazioni, perché sfrutto a livello di marketing le celebrazioni. Io mi trasformo, divento una sorta di avatar del personaggio storico che interagisce in scena con un DJ che suona dal vivo la musica che il personaggio storico ascoltava. In questo caso Wagner, Debussy, Beethoven, Joséphine Baker. E mixa questa musica con le sonorità elettroniche. Non è uno spettacolo di sperimentazione, è uno spettacolo assolutamente popolare, anzi ha un impianto classico, ha un contenuto classico raccontato in una forma contemporanea. Nella vita di D'Annunzio molto importanti furono gli amori, quindi gli amanti e la moglie. Ci saranno le donne in questo spettacolo e da chi saranno interpretate? Per raccontare tutte le donne di D'Annunzio ci vorrebbero 10, 20, 30 spettacoli forse. Noi abbiamo deciso di ripercorrere un percorso biografico raccontando quattro donne principali della vita di D'Annunzio. La moglie, Maria Arduin. Pochi sanno che D'Annunzio si sposò giovanissimo, 21enne, mettendo incinta la duchessina Maria dal Temps. Arriva a Roma, dalla provincia abruzzese, da Pescara, per studiare, decide di fare la scalata nella società mondana, vede questa ragazza di 19 anni, bellissima, ricca, la mette incinta, ci fa tre figli e il suo nome diventa subito il nome più in auge nella Roma mondana, nella Roma aristocratica, inventa il gossip per far parlare di se stesso e per vendere poi le sue opere. L'aveva già fatto a 17 anni D'Annunzio. Si finge morto per vendere la sua prima raccolta di poesie, Primovere, su un giornale abruzzese, la Gazzetta della Domenica. Lo ripete a Roma quando appunto mette incinta Maria Arduin e nel piacere si racconterà proprio questo, la scalata dentro il mondo delle dame aristocratiche romane. Ci sarà anche la governante. Lei è interpretata da Alice Viglioglia, Maria Arduin. La governante è invece interpretata da Giorgia Sinicorni, che interpreta Amélie Mazzoyer. È una figura poco conosciuta questa. Venne alla luce anche nell'ultima biografia di Giordano Bruno Guerri su D'Annunzio, La mia vita carnale, in uscita in questi giorni. Lei fu la governante amante che seguì D'Annunzio dal 1910 fino alla sua morte. È importante perché lei tenne, scrisse dei diari segreti che ci restituiscono un D'Annunzio quotidiano. Come si comportava con le sue amanti, come le seduceva, come si vestiva, il rapporto quotidiano
nella giornata al Vittoriale. E tramite questo rapporto quotidiano al Vittoriale noi facciamo una serie di flashback che ci aprono delle finestre sulla biografia di D'Annunzio. Quindi il personaggio l'abbiamo raccontato di Marie Arduin, poi c'è un altro personaggio femminile importante che non poteva certo mancare in uno spettacolo sul Vate, che è Eleonora Duse. Certo. D'Annunzio conosce la Duse, che è già la divina Duse. Lei è più grande di lui, è già famosa in tutta Europa, è una star internazionale. Va nei camerini e la corteggia, dice: Eleonora, voglio scrivere per te, voglio mettere meravigliose parole nella tua bocca. E lei si lascia sedurre da questo eccentrico giovane poeta sulla bocca di tutti, e insieme decidono di fare un teatro nuovo, di innovare la scena, e D'Annunzio inventa il teatro di regia. Ma c'è subito lo scontro tra due grandi personalità, lo scontro incontro. La vittima sarà, come sempre, in tutti i rapporti di D'Annunzio, la donna, sarà la Duse, che investe i suoi soldi negli spettacoli del Vate, che spesso non vengono capiti e quindi sono un flop. E poi lui la tradisce anche sia artisticamente che sentimentalmente. La figura della Duse rimarrà per tutta la vita, anche dopo la morte, nel cuore di D'Annunzio. Al Vittoriale ci sarà questo busto con cui D'Annunzio parla anche dopo la morte di Eleonora. Ecco, abbiamo parlato degli amori, ma in questo manca spettacolo ancora un amore, manca quello uno di Luisa Baccara. La Duse è interpretata da Viola Pornaro, la Luisa Baccara è interpretata da Silvia Siravo. Luisa Baccara fu una figura importante, era una giovane pianista che D'Annunzio conosce a casa di un'amica in comune alla fine della Prima Guerra Mondiale e diventa la sua fidanzata ufficiale fino alla fine dei suoi giorni. È un personaggio centrale perché sembra sia stata la amante di D'Annunzio, ma la spia anche di Mussolini. Siamo negli anni 20, il fascismo si è imposto con la marcia su Roma, Mussolini ha paura della figura di D'Annunzio. D'Annunzio era il Vate, era stato l'eroe della Prima Guerra Mondiale, della beffa di Bucari, del volo su Vienna, dell'impresa di Fiume, e quindi, avendo paura di questa personalità, lo relega al Vittoriale ricoprendolo d'oro. La Baccara aveva un po' il compito, forse si dice, che questa è storiografia, diciamo, alternativa, di controllare il Vate e di raccontare tutto quello che faceva a Mussolini. Quindi, oltre agli amori, c'è anche l'aspetto delle battaglie. Io ho intervistato a gennaio il maestro d'armi Renzo Musumeci Greco, che mi aveva appunto detto che aveva messo la sua spada anche a servizio di questo spettacolo. Quindi ci saranno delle battaglie? Ci sarà un duello. Il maestro Musumeci Greco, che poi tra l'altro il suo bisnonno fu veramente il maestro d'armi di D'Annunzio. La famiglia Musumeci Greco è la famiglia più importante di spadaccini, no? In Italia. E c'è un duello che D'Annunzio fa con se stesso, in realtà è un duello sonoro a colpi di sciabola, a colpi di motti d'annunziani, a colpi di sonorità elettroniche del DJ. È un duello che ci racconta un po' tutta la poetica d'annunziana, è molto divertente, c'è molta ironia in questo spettacolo. D'Annunzio era un uomo anche molto molto ironico. Quindi è molto ben coreografato, perché è un duello che mi dicevi sulla parola e anche sulla musica, sì. Lavoro molto, molto intenso. Sì. Ecco, e come ti sei calato tu nel personaggio? A parte vedo la pettinatura, perché quando ti ho conosciuto nella avevi i capelli. Metodo Stanislavski, come l'hai studiato? No, non è metodo Stanislavski, io sono contro il metodo psicanalitico, non fa parte secondo me della nostra cultura mediterranea di attori, è più una cosa americana, certo. Ma anche datata secondo me. No, io il lavoro che faccio sul personaggio è studio il personaggio, leggo tutto quello che ha scritto e quello che hanno scritto su di lui. Poi qui ho avuto la fortuna di entrare dalla porta principale del Vittoriale, che mi ha aperto le porte, e quindi io sono stato spesso lì a capire come si comportava proprio. Poi quando c'è un personaggio storico, comunque tu ormai hai l'opportunità di vedere immagini, foto, di leggere, e poi dai una tua versione. L'importante è non fare mai la copia di un personaggio. Ogni attore restituisce la propria visione del personaggio storico.
Ecco, quindi ci sono anche degli eventi correlati come questa mostra organizzata da Giordano Bruno Guerri e poi ho letto anche un ebook. Sì. Straordinaria questa cosa di legare il teatro classico, anche se con delle innovazioni, alla tecnologia. Come mai? Beh, perché sarebbe piaciuto anche ad Annunzio, fu un grande innovatore delle scene come della vita culturale e politica e oggi il linguaggio, cioè il linguaggio della rete e quindi noi siamo il primo spettacolo in Italia che si trasforma in ebook, quindi scaricando, si può già prenotare adesso, sarà pronto sulle piattaforme Apple Store da aprile, ci si può già prenotare su www.gabrieledannunzioebook.com e ci sarà dietro le quinte, le prove, le immagini dello spettacolo, le interviste agli attori, a Giordano Bruno Guerri, un viaggio interattivo nel Vittoriale, il testo, le sue poesie, si scoprirà un D'Annunzio interattivo, Argonauta. Ecco, visto che abbiamo parlato di Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale, diciamo in chiusura due cose su questa mostra che sarà correlata allo spettacolo. Per la prima volta il Vittoriale presta alcuni oggetti privati di D'Annunzio, i suoi vestiti, la sua toiletta, gli abiti che disegnava per le sottovesti che, per le sue amanti, le presta ad un teatro e l'omonima mostra Gabriele D'Annunzio tra amori e battaglie sarà a corredo per far entrare meglio gli spettatori nel mondo d'annunziano che vedremo sul palcoscenico. Questa è, devo ringraziare Giordano Bruno Guerri del Vittoriale, è soltanto per questi pochi giorni, dal 20 al 24 marzo al Teatro Manzoni, acquistando il biglietto uno può assistere e può vedere anche la mostra prima dello spettacolo. È un format secondo me intelligente, raccontare con arte e teatro un personaggio e la storia del nostro paese. Spero che sia preso ad esempio da altri e speriamo di avere una tenitura più lunga nella prossima stagione o ancora qui al Manzoni o in altri teatri e altri palcoscenici importanti in Italia. Grazie. Grazie a te.